vediamo che questo, questo lavoro come una professione, come una disciplina complessa che mette insieme tante discipline, ma bisogno di più studio. Diceva il maestro dei maestri, Orazio Costa, che tutti capiscono che non si può fare il danzatore se non fai in accademia, non passi 7 ore al giorno a fare gli esercizi, non può fare il pianista, se non conosci la musica, se non fai gli esercizi da martelletto fino allo sfinimento, se non solfeggi. Quando si arriva al lavoro dell'attore sembra che tutto sia possibile, cioè basta un po' di naturalezza, un po' di concentrazione, un po' di... E si fa. In realtà è una cosa che non esiste perché mette insieme tante discipline diverse. Quindi quello che ho detto Tommaso è, se tornate a quello che dicevo, parlavo di abbandono, dando un po' troppo per il presupposto, è esattamente questo, cioè l'abbandono, quindi la rischio di stare a cercare accade dopo un processo lungo, che per noi, per non per tutti, significa anche studio, approfondimento, fatto di Beckett, fallire sempre fallire, cioè tentare di fallire meglio della volta precedente, e poi si arriva a un momento di atti di casualità, cioè dopo che sei rotto la testa su tutte le regole del gioco, sui diritti, sulle cose, ti dimentichi delle regole, ti guarda male, e anche del caso. Ad esempio, io penso che la scena della confessione, l'ultima parte di Esterno Notte, che è una delle scene in cui io quel fallimento continuo mi assolvo di più, quasi completamente. Dico, fatto una cosa che a me assomiglia a quello che vorresti fare, è stato anche frutto della casualità. Cioè, abbiamo cambiato completamente il piano di lavorazione perché un'attrice aveva proprio. Si doveva iniziare da tutt'altra parte. Io avrei voluto fare quella scena, forse alla fine del film, che da un punto di vista logico un attore dice: io voglio arrivare a quella scena dopo aver percorso tutta una serie di cose. Io l'ho girato il terzo giorno perché era obbligato dal piano di lavorazione, dagli ambienti, da quelle famose cose, diciamo, di produzione che molto spesso ti creano degli ostacoli, però quegli ostacoli possono diventare un'opportunità. Quindi quando Marco mi ha detto non te la vedo questa volta, ha fatto il terzo giorno, e ho detto Marco, facciamo il terzo giorno, però probabilmente se io non avessi passato 4 anni a cercare di abbandonare sulle carte di nuovo, non sarei arrivato il terzo giorno a quella scena della confessione con quella possibilità, ma sarei stato fottuto dalla paura di le cose. Cioè, come faccio? Adesso ho una macchina dettata qui, una macchina dettata qui, e devo andare avanti per 7-8 minuti senza stop su una cosa che mette insieme pagine di storia, stati d'animo, rabbia, disperazione, la prossimità con la morte. C'è anche la casualità insieme a tutto quello, no? Questo mi è successo anche sul Capitale Umano di Rizzini, girare il primo giorno una scena difficilissima, un piano sequenza con un ventuolio, il primo giorno. Magari dentro di me dicevo, io preferisco il primo giorno a fare una camminata in cui non parlo, inizio a prendere un pochino confidenza con quel tipo, con dovrò condividere per un po' di tempo, invece ti buttano in piscina subito. Quindi, ecco, l'abbandono è una cosa un po' misteriosa.